Anche per la prima e seconda categoria c'è di nuovo spazio per una presentazione in grande stile. Per il quarto anno consecutivo alla multisala Igioland di Corfinio sono stati presentati calendari caratterizzati quest'anno dalla novità di un girone in più di prima categoria. Intanto per cercare di dare forza anche a tutto il movimento, facendo in modo che molte società, quindi molte squadre, molte città, molti paesi potessero fare un'attività più importante anche a livello di prima categoria. Insieme al presidente Daniele Ortolano, il consiglio direttivo della FIGC abruzzese ed il presidente regionale dell'AIA Pasquale Rodomonti. I ragazzini a 17-18 anni che si avvicinano all'arbitraggio devono passare appunto per le categorie inferiori, dove è più facile che non ci sia forza pubblica, è più facile che ci siano dei problemi. Quindi io chiedo ai dirigenti, ai tifosi di queste squadre di avere pazienza perché sono giovani e quindi in campo possono sbagliare molto molto di più degli arbitri di Serie A. Ed ora spazio alle gare in prima categoria, attenzioni puntate sul girone C dove sono state inserite tutte le formazioni del centro Abruzzo. Ecco la prima giornata in programma domenica 19 settembre alle 15.30. Chiola Pescara Torrese, Goriano Atletico Manopello Scalo, Lettese Rosciano, Pianella Pacentro, Popoli Tocco, Scafaraiano, Team 604 Pratola e Valle Aterno Fossa Brecciarola. Nella seconda giornata impegni casalinghi per il Pacentro contro il Team 604, il Pratola contro la Valle Aterno Fossa, il Raiano contro la Lettese, gara in trasferta per il Goriano a Tocco ed il Popoli a Torre dei Passeri contro la Torrese. Popoli Pacentro alla terza e Pacentro Goriano alla quarta giornata sono tra i primi derby di una stagione piena di sfide interessanti. In seconda categoria nel girone A esordio in casa per l'intro d'acqua con il San Vincenzo Valle Roveto e la Vis sul Monaco lo Sporting Pescina, mentre nel girone B il Castelvecchio Subequo affronterà in casa il Cesa Proba ed i cugini dello Sport Subequana saranno impegnati a Capitignano.